Roberto Lestani, la Federazione Italiana di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria ci porta due eccellenze. Qua alla Fucina ormai sono le ospiti abituali, poi aspettiamo domani, abbiamo anche il campione del mondo. Intanto Cristina Rado alla mia destra, equipe eccellenza internazionale Cake Design, a qua la sua postazione fatta di pennelli, è come un pittore vero e proprio, perché dipingerà una placca di zucchero con il cacao, però non, ecco. Allora, alla mia sinistra Claudia Mosca, equipe eccellenza italiana di pasticceria, con lei faremo dei cremini al cioccolato. Allora, intanto benvenute. Grazie. Grazie di essere qui alla Fucina, siete il nostro fiore all'occhiello per la grazia, la maestria, la tecnica che ci mostrate ogni volta. Nel padiglione E, sempre qua a Tirreno CT, hanno un grande stand immediatamente riconoscibile, non solo per la voce di Roberto Lestani, no? Che si sente dal mare, da tutte le parti. Sente la voce di Roberto Lestani, ma perché è bellissimo tutto marrone. Ora, io l'ho visto questa mattina, non era ancora decorato, ma andatelo a visitare perché sono delle sculture veramente di pasticceria, delle vere e proprie sculture, o piccole opere d'arte. E quindi vi invito a visitare a Tirreno CT, al padiglione E, lo stand Federazione Italiana di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria. Allora, Claudia, inizio da lei. Cristina, se lei intanto vuole prendere posto, perché sarà più lunga chiaramente la preparazione, io intanto seguirei con Claudia il cremino. Perfetto. Allora, il cioccolato va temperato, no? Esatto. A questa mannaggia. Sì. Però abbiamo un bel piano di marmo, non esatto. So se avete una temperatrice voi. Noi abbiamo sì delle temperatrici direttamente nel nostro stand che ci facilitano ovviamente direi. Il lavoro. Oggi se ecco, per i nostri telespettatori possiamo far vedere come temperare appunto il cioccolato a mano, quindi con il metodo del tablaggio che serve appunto per portarlo alla temperatura corretta per poi versarlo negli stampi per fare delle uova di Pasqua piuttosto che dei cioccolatini, oppure per fare appunto i nostri cremini, perché se noi non temperiamo il cioccolato avremo poi delle fiorescenze biancastre. Comunicazione di servizio. Comunicazione di servizio, ma dura poco, in genere dura poco. Ecco, prego. Perfetto, allora come dicevamo, se non temperiamo il cioccolato avremo queste effervescenze biancastre sul nostro cioccolato piuttosto che sul cremino, che sono brutte, che il burro di cacao, che non essendo stabile, quindi ha queste effervescenze. Avremo un prodotto che non è lucido e non si scioglie in maniera morbida in bocca. E in più l'altra cosa fondamentale, che non succede nello stampo ovviamente in silicone morbido, ma negli stampi in policarbonato che noi utilizziamo per fare uova di Pasqua piuttosto che cioccolatini, il cioccolatino non uscirà fuori, perché questo semplicemente noi lo andremo a colare dentro. Una volta che ha cristallizzato riempiamo la nostra pralina, mettiamo il tappo, lo lasciamo cristallizzare e poi lo sbattiamo e il cioccolatino magicamente esce fuori. Ma se non è ben temperato o addirittura lo stampo magari ci rimane un pochino umido, bagnato, perché l'acqua ovviamente è nemica del cioccolato nel caso del temperaggio, lo stessa cosa, il cioccolatino non uscirà fuori. Ovviamente il temperaggio non deve essere fatto se noi utilizziamo il cioccolato per una crema pasticcera, quindi certo. Non andiamo ad inserirlo all'interno di una crema piuttosto di un altro dolce, lì non serve, questo serve soltanto ovviamente per fare cioccolatini o cremini. O cremini, barrette anche, no? Uova di Pasqua, adesso siamo quasi insomma a Pasqua, quindi tra un po' inizia la produzione delle uova di Pasqua e quindi ecco, via col temperaggio. Lei Claudia dove lavora? Io sono ad Anzio, ho un laboratorio ad Anzio, non aperto a pubblico perché mi sono data più che altro all'insegnamento, faccio corsi di formazione sia professionale che amatoriali. E come sono questi giovani? Molto interessati, sì, molto preparati, perché adesso con tutti questi programmi che abbiamo di cucina, pasticceria e quant'altro sono tutti molto preparati e ben venga, insomma, va bene, perché è sempre bello essere... Siamo quasi martellati, sì, quasi sì, non sì esatto, più. A volte è un po' maniacale, però va bene, insomma, piuttosto che non avere interesse è bene averne e essere preparati. Assolutamente. Allora, come si procede, allora, Claudia? Procediamo. Allora, vediamo un po'. Allora, con il temperaggio, io ho
portato questo cioccolato. Questo è un cioccolato fondente che ho scaldato a 45 gradi. Ma quindi, questa cosa noi la possiamo riprodurre a casa? Tranquillamente a casa. Davvero? Allora lo possiamo sciogliere nel microonde, stando ovviamente attenti ad andare per gradi, quindi non mettere magari 5-10 minuti per volta, ma andare piano piano. Prima cominciamo da un minuto e poi andiamo proprio per 10-20 secondi, altrimenti lo bruciamo. Allora, dicevamo, il cioccolato è un cioccolato fondente. Questo è un cioccolato fondente. Lo possiamo sciogliere a bagnomaria, chi ha il forno a microonde lo farà gradatamente. Esatto. Nel forno a microonde. Termometro fondamentale. Fondamentale per vedere la temperatura. Perché non deve superare i 45 gradi. Tra i 45 e i 50. L'importante è non andare mai oltre i 55 gradi, perché altrimenti diventa cancerogeno il cioccolato. Se andiamo sopra i 55 gradi. La consistenza ovviamente la vediamo. Sì, è molto liquido. È sì, abbastanza liquido. Liquido, sì, esatto. L'altra cosa, che piccolo appunto che volevo fare per casa, se lo fate a bagnomaria, state molto attenti a non far entrare ovviamente delle goccioline d'acqua all'interno del cioccolato, perché altrimenti si rovina e poi non riusciamo più a temperarlo. A lavorarlo. Ecco perché consigliamo sempre il microonde, stando attenti, però lo possiamo fare tranquillamente a bagnomaria. L'acqua senza... è nemica del cioccolato. Detto esatto, questo, no? Non... semaforo rosso, l'acqua non deve sfiorarlo. No, assolutamente. Benissimo. Allora, andiamo a versare i nostri due terzi, ci decoriamo a occhio. Ma vuole anzi il marmo, Claudia? Allora, noi non possiamo più utilizzare il marmo per una questione di igiene, laboratorio, sì, laboratorio, esatto. Il laboratorio, no, non si marmo. Può più utilizzare il marmo, purtroppo. Okay. È ovviamente migliore perché non scalda come l'acciaio, quindi magari in temperature alte, tipo se lo lavoriamo d'estate, il piano d'acciaio già si scalda, il laboratorio è caldo. Accendiamo l'aria, e accendiamo l'aria condizionata. Va bene, il allora marmo. Procediamo. Okay, facciamo qui, così almeno siamo davanti e non do le spalle. Una dimostrazione. Ma certo, perché no? A casa, se volete, diamo un piccolo accorgimento. Volentieri. Potete farlo semplicemente girando una placca, quindi su una teglia d'acciaio la girate. Ah, se non avete un piano d'acciaio di marmo, e lo fate sulla parte sotto della, certo, della teglia. Della quindi teglia, versiamo i nostri due terzi. Allora, ne stiamo versando due terzi. Ci aiutiamo con una spatola o con due spatole, possiamo anche utilizzare queste, ci sono quelle dritte piuttosto che questa a gomito, o con ecco, questi attrezzini. Comunque strumenti che facilmente strumenti noi possiamo reperire. Possiamo, sì, adesso si trovano tranquillamente. Questa manualità dappertutto. Invece non altrettanto facilmente la allora, possiamo maturare, importante però è sempre muoverlo, perché se noi non lo muoviamo e lo lasciamo fermo così lui si raffredda, si formano dei piccoli grumi, perché lui si coagula in maniera non uniforme, esatto. Quindi noi lo muoviamo senza bisogno di particolari movimenti, lo dobbiamo semplicemente muovere in modo che non si coagula in maniera non uniforme e si fredda. E c'è un profumo qua mentre questo cioccolato viene lavorato, ve lo posso solo descrivere da qui. Il cioccolato quindi viene lavorato sul piano d'acciaio. Ok, lo freddiamo, controlliamo, ecco, quindi abbiamo controlliamo detto la temperatura. 45-50 gradi, lo freddiamo intorno ai 28-29 gradi. Quindi ci serve, siamo, no? Questo movimento serve semplicemente a farlo raffreddare. Per esatto. A quanto siamo adesso? Siamo a 28 preciso. Siamo a 28 preciso. Adesso lo rimettiamo dentro, quindi abbiamo il nostro terzo di cioccolato che avevamo lasciato a 45 gradi. Rimettendo dentro questa parte che abbiamo freddato, abbiamo la temperatura finale di utilizzo che è di 31-32 gradi per quanto riguarda sempre il cioccolato fondente. Quindi giustamente, quindi ne lavoriamo soltanto una parte in modo tale che arrivi poi alla temperatura ideale unendolo nella sua totalità. Esatto, quindi puliamo con questi gesti che sembrano così semplici, ma che naturalmente sono il prodotto di tante ore di lavoro, una gestualità che ci pare automatica, ma invece è maturata in ore e anni di attività in pasticceria. Allora, puliamo bene. Ok, abbiamo pulito il piano. Il piano, ok, adesso andiamo a crearci il nostro cremino.
Quindi io ho della pasta nocciola, possiamo utilizzare pasta nocciola pura piuttosto che pasta pistacchio, pasta caffè. E allora, pasta nocciola che in commercio troviamo con facilità, la dobbiamo fare a casa? Adesso si trovano in alcuni supermercati o in alcuni negozi specializzati, la troviamo, perché è pasta nocciola piuttosto che pasta pistacchio pura, quindi non c'è aggiunta di zuccheri e niente. È semplicemente... Vero Claudia che la sta pesando, perché? Allora, la quantità, la dose giusta per fare un cremino, questa è la base, è 1 a 6, quindi 100 grammi di cioccolato che può essere bianco, al latte o fondente e 60 grammi di pasta, ottimo, nocciola o pistacchio. Quindi qui ho già pesato i miei 60 grammi, adesso vado ad aggiungere i 100 grammi di cioccolato che abbiamo temperato. Perché vedevo il colore differente. Sì, lì ho fatto il perché pistacchio qua ne abbiamo sopra. Uno. Abbiamo quello pistacchio, pistacchio sopra. Ho utilizzato cioccolato al latte in modo da dare un pochino più colore del pistacchio, che rimanesse il verde. Nel sotto ho utilizzato la nocciola col cioccolato fondente. In questo caso invece uniamo. In questo caso uniamo, quindi andiamo ad aggiungere i nostri 100 grammi di cioccolato. 1 a 6 è la proporzione. È la proporzione del cremino. È la proporzione del cremino. Il cremino che ha una tradizione esso stesso, perché l'Italia, no, con importanti case dolciarie, è diventata davvero un punto di riferimento per il gianduiotto, il bacio di dama. Quanti ce n'è? Tantissimi. Tantissimi, davvero una ricchissima varietà. Allora, il cremino, quindi un classico, un grande classico della cioccolateria. Ok, abbiamo emulsionato bene, giriamo sempre dal centro verso l'esterno in modo che il cioccolato si unisce in maniera uniforme e mi rimane lucido. Dal centro verso l'esterno. Dal centro verso l'esterno, con movimenti in questo modo qui, e usciamo, okay. Quindi dal centro verso l'esterno. Ok, adesso... Adesso prendiamo una sacca poche, che è così bello prendere la sacca poche anche sì, in cucina per guanti, noi che siamo, che se non siamo degli addetti ai lavori, da sempre quella sensazione che si sta facendo, che qualcosa, si sta facendo qualcosa chissà di tanto. È bellissima la sacca poche. Allora, in questo caso lo ricordiamo, le troviamo, usa e getta dappertutto, sono anche molto più comode rispetto sì, a quelle molto. Della nonna in stoffa che andava a lavate. Poi molto chiaramente lavorando molto più igienica, molto più facile da gestire. L'unica difficoltà è sapere bene dove fare il taglio nella punta per evitare poi di ritrovarsi avversare una porzione troppo più grossa rispetto al desiderato. Allora, in questo caso andremo a fare un piccolo forellino, altrimenti poi esce troppo velocemente. Oddio. E utilizzeremo per i cremini degli stampi in silicone, non gli stampi in policarbonato, perché quelli sono soltanto per i cioccolatini. No. Quindi stampi in silicone, stampi in silicone. Oppure li possiamo fare alla chitarra, quindi abbiamo sì. dei riquadri dove andiamo a colare i nostri strati di cremino, piuttosto che, non so, tipo una forma, una sorta di plum cake, che poi viene tagliato o a quadratini oppure tagliato a fette col coltello. Allora, lo stampo in silicone ci permette chiaramente, essendo elastico, ci aiuta a tirarlo fuori il cioccolatino. Esatto. Prego, volevo farne vedere prima uno che dovrebbe essere pronto, così sì, faccio vedere. Sì, perché non so se si nota, se la telecamera riesce a inquadrarlo sicuramente sì. Ecco, essendo tutto marrone, ma alcuni stampini erano già pieni, pronti. Quindi erano già pronti. Ecco che Claudia, questi sono alcuni, ecco, che avevamo fatto prima sul vassoio. Quindi questo buchino laterale a questo cuore che dà insomma il movimento al cioccolatino insieme alla piega centrale appartiene allo stampo allo in sé. Pensavo sì, che sì. fosse no, uno, è proprio uno invece no, già. È dello quindi, stampo. Insomma, via, prendendo dei buoni stampi, sì, anche riusciamo forse a fare anche noi delle cose a veramente casa carine. Possono venire. Quindi ecco, andiamo a versare fino al bordo. Facciamo no, fino a questo cremino, lo facciamo fino quindi, al bordo. Ecco, quindi lo possiamo riempire perché è un pochino più piccolino e questi poi andremo a farli a metà.
poi lo facciamo cristallizzare in frigorifero, non troppo, lo facciamo fermare, quindi lo vediamo bello sodo ma non completamente fermo, quindi una ventina di minuti, e poi andiamo a mettere l'altro strato. Lo facciamo freddare troppo, poi c'è il rischio che si staccano i due strati, quindi magari nocciole, ecco, e pistacchio. Una ventina di minuti, non di più, il tempo che il frigo. Esatto. Ora invece qui noi come procediamo? Procediamo, li aumentiamo, perché... poi li facciamo freddare, dobbiamo poi aspettare, quindi non... I tempi tecnici non ce li abbiamo. Forse sì, forse no, facciamo un tentativo e comunque abbiamo già la parte, abbiamo già questi... Questo che era già per pronti. Metà pronto, quindi lo andiamo ora, però a finire. Questi non riusciremo mai più a prenderli se ci sono dentro. Piano piano, vediamo. Ci riusciremo. Allora vado da Cristina, sì, Claudia. Sì. Vado da Cristina. Allora prendo il microfono, lo accendo. Cristina Rado, equipe eccellenza internazionale di cake design. Cristina, allora intanto giusto così, in più. Abbiamo fatto un lavoro molto veloce, quello che questo è un lavoro molto veloce, pensa un po'. Allora, solo per presentare, no, la grazia di cui parlavamo prima, per presentare loro, eccola qua che si esprime tutta in questo piatto che è stato decorato per accogliere i tre cioccolatini, i tre cremini che ha fatto Claudia. Allora, questi fiori, questo è un pesco, è un ramo di pesco. Può essere un ramo di pesco. Come sono stati realizzati? Con un pennellino finissimo. In realtà ho utilizzato un piccolissimo sac à poche con del cioccolato. Questo è cioccolato bianco colorato. Cioccolato bianco colorato. Esatto, mentre per il ramo stesso ho usato il cioccolato fondente, sempre in stato, l'abbiamo temperato e insomma dentro la sac à poche. Risulta perfetto, diciamo. Perfetto, e poi usi il pennello per sfumare, ma sono dei movimenti molto rapidi, anche veloce. Diciamo che nel cake design devi anche guardare un po' il contorno, perché se vuoi decorare un cioccolatino, secondo me il migliore modo è la presentazione, quindi magari decorare il piatto in maniera anche veloce, ed ecco questo è il tipo veloce di lavoro. Cristina, per lei. Veloce per lei, quanti anni perché ora noi vediamo un piatto così, insomma, quanti anni di studio, di ricerca, di tentativi? Ma sì, sono tanti, perché poi uno va e si specializza. Io personalmente ho fatto dei masterclass all'estero, specializzandomi non proprio in questo esattamente, però l'utilizzo della sac à poche senz'altro. Io uso la ghiaccia reale, però insomma... Appunto, il cornetto si può usare anche per altre sostanze, così come il cioccolato, e deve essere un lavoro veloce, perché in pasticceria non puoi proporre delle decorazioni che richiede così tanto tempo, no? Non è più economico, mentre insomma in questa maniera c'è un buon compromesso. Un buon compromesso, però ora vedo che qua è lì già, ecco, ora qua addirittura abbiamo un lupo. Eh sì, è un lupo. È un che lupo. Appare. Lo giro, non so se la telecamera lo sta riprendendo. Magari non è asciuttissimo. Basta girarlo, perché dovrebbero. Vediamo se ce la fa la telecamera. Vabbè, allora, un lupo, da dove prende ispirazione a modello, quindi diciamo un disegno qualunque. Ecco, che... Okay. Infatti non è bellissima la stampa, ma si vede, è un'immagine di un. Un lupo, che qualcuno mi ha detto che comunque è una volpe, però... Ah, è so, una volpe? Sembrerebbe, ecco, non si sa, o un cane anche, va bene, insomma, qualsiasi immagine che uno può trovare, illustrazione anche oggi su internet. Beh, ma certo, ma viene poi reinterpretata, no? Sì, chiaro, perché questo originalmente magari è un disegno carboncino su carta, e quindi un po' pensare all'utilizzo del medium che hai sotto le mani. Ho trovato molto interessante questa cosa con la pittura con il cacao, che in realtà non è pitturare con il cacao in polvere, ma la sostanza con cui lo sciogli. Quindi qui in questo momento sto usando un grasso, vedi, perché ho messo
nel contenitore sotto dell'acqua bollente. Abbiamo messo appena arrivata Cristina Rado, ha detto io ho bisogno dell'acqua bollente, perché è proprio una sì, necessità importante. L'acqua bollente sta nella ciotola, in esatto, questa piccola bulla d'acciaio, esatto. Sopra c'è un grasso, diciamo. Sì, che nello stato ovviamente normale è solido. Solido, quindi come se fosse strutto, insomma, diciamo banalmente. Sì. Si scioglie, naturalmente sarà tutto con particolare. Con il calore. E finché a questo stato tu puoi utilizzarlo con la pittura, che è quasi un pochino, non dico come un acquerello, però un po' si comporta come così. Un sì, si comporta in questo man mano modo. Che tu porti o il cacao Prego, in Cristina, polvere. Facciamo vedere. Allora, facciamo vedere. Allora, dicevamo, acqua bollente sotto, così con un scioglie. Piccolo pennellino, scioglie. La parte grassa, diciamo, insieme alla polvere del cacao, che viene mescolata e stesa proprio come se fosse un acquerello. Cristina, si sente un po' pittori inevitabilmente, voglio dire, per farlo bene che si ha la fotografia di riferimento, ma il rispetto per esempio delle proporzioni, no? Delle sfumature, che è fondamentale nell'esecuzione di una placca decorata al cacao. Questa è una placca di zucchero decorata appunto col cacao, è fondamentale, quindi esiste una maestria che è anche precedente alla manualità, alla tecnica, che è molto più vicina al gesto artistico del disegno e della pittura. Eh sì, qua magari per quanto riguarda me è la passione, mi piace perché poi chiaramente nell'arte, in questo settore non è tanto semplice, no? Perché oggi devi essere talmente brava, tutti tanti artisti, insomma non è molto facile farsi vedere, no? Allora io ho combinato questa mia passione un pochino con gli alimenti, non solo perché mi piace tanto mangiare i dolci, però insomma, vedi, è un mix di cose, mi piace tanto, cose, insomma, sì. Indubbiamente la bellezza estetica e il gusto dal quale si parte per poter poi realizzare il resto di tecnica, quella la possiamo maturare tutti, no Cristina? Però ecco, avere il background, ecco, questo non è da tutti. Allora, torno da Claudia. Claudia Mosca, allora. Abbiamo miscelato in una 6 le due il cioccolato con la crema pasta nocciola e abbiamo messo negli stampini. Vediamo adesso se ora noi non abbiamo chiaramente i tempi tecnici, però è giusto dimostrativo in questo caso, anche perché il prodotto finito è già qua davanti a noi. Abbiamo qualcuno che l'abbiamo fatto ad uscire, erano. Ecco fatto. Eccoli qui. Ah vabbè, ma che bellezza. Metto qua? Sì. Metto qua. Grazie. Sì, allora, eccolo qui. Allora, questi sono veri e propri cioccolatini. No, cremino anch'esso. È cremino, sì. Cremino. Adesso questi non sono ovviamente Non sono ancora pronti. Pronti. Alcuni di loro Alcuni, non infatti, sono ancora pronti. E vabbè, e niente. E questo è il appunto la difficoltà del lavoro di cui si parlava poco fa, no? Cioè, poi sappiamo che la pasticceria è matematica, cioè sì, scienza, chimica. È chimica, non è che non si può andare molto lontano, cioè anche tante non volte non possiamo improvvisare. Non ci si può improvvisare. No. Tante volte anche in cucina, no, per anche avere il rispetto del cibo che maneggiamo e quindi contrapporci evidentemente ad una politica dello spreco che non ci piace, cerchiamo di tirare fuori, di riutilizzare facendo un altro piatto. E che magari può anche venirci bene, certo. Per carità. Ecco, in pasticceria no. In pasticceria se non si seguono le dosi, le proporzioni, i tempi, è la base. E poi dopo c'è la mano. Sì, vabbè, poi da lì insomma giochi, bilanci, rifai, per carità, quello sì. Però di base ci vuole una preparazione, insomma. Qui se lo lasciamo meno di 20 minuti in frigo, come abbiamo detto, è troppo morbido, non esce dallo stampo. Se sta oltre, crea il distacco, esatto, delle due parti, delle se andiamo due a versare l'altra se è troppo cremino. Fredda. Quindi perfetto. Attenzione, dice che a casa è possibile, ci dice Cristina, Claudia Mosca, ci dice che a casa possiamo tentare di replicarlo, sì, con i suoi suggerimenti, però ecco, stando
evidentemente attenti alle dosi e ai tempi, alle temperature, esatto, del frigo, del cacao, insomma con un po' di amore. Sì, sì. Tanta voglia di fare. Quindi, no, esatto. Okay. Allora, Claudia Mosca, come si diventa equip eccellenza italiana di pasticceria? Tanta fatica. Tanta voglia di crescere, non si smette mai di imparare, questa è una cosa fondamentale che dico sempre, perché io comunque a mia volta faccio sempre corsi di formazione, perché c'è sempre quella cosa che magari non sai o il collega fa in maniera diversa, quindi fare dei corsi è sempre importantissimo, comunque la formarsi anche noi, cioè io faccio corsi ma non si finisce mai, non sei mai arrivato, perché c'è sempre qualcuno che sa qualcosina. L'Italia come paese è un paese che permette la crescita o è necessario andare all'estero per conoscere, non so, mi viene in mente l'Austria e altre? Allora, è bello conoscere, sì, io ho girato da piccola, per fortunatamente per lavoro di mio padre abbiamo girato diversi paesi, ho vissuto anche all'estero per insomma un periodo abbastanza lungo, però io dico, come dico anche ai miei figli, che dobbiamo valorizzare il nostro paese, quindi non sono completamente d'accordo con questa fuga all'estero, perché per carità... No, ma dico in questo settore, settore l'Italia è al top, sì, qua si impara, in Italia si impara, sono le migliori scuole, le migliori... Sì, assolutamente, cioè le basi che abbiamo noi di pasticceria... Neanche francese, non lo volevo dire, hai detto tu, no, io non lo dico, ecco, ma secondo me no, abbiamo fatto in passato, cioè loro sono eccezionali sulla decorazione, per carità, ecco, questo lo anche possiamo a dire, sono a vendersi assolutamente, però il prodotto, però, la insomma, materia prima e le materie prime siamo molto bravi, anche noi. Allora, fate parte della Federazione Italiana di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria, che da quanti anni, insomma, venite alla Tirreno CT? Da sempre, da credo, sempre. Sì, come sì, proprio punto di riferimento, e proponete chiaramente con la vostra esperienza e la vostra formazione un livello sempre più alto. Quest'anno avete anche i campionati. Quest'anno abbiamo, sì, no, abbiamo un concorso come miglior colomba, pralina, monoporzione e gelato. Quindi domani allora, colomba, inizia. Colomba, pralina, monoporzione e monoporzione moderna, cioccolatino, quindi cioccolatino, colomba, monoporzione, quindi torta, un mousse, allora, piuttosto mousse, sì, delle piccole torte e il gelato. E il gelato. Esatto, quattro gelato categorie. Da quanto tempo? Da quanto tempo gela il gelato è diventa protagonista all'interno della vostra associazione? Da sempre. Da sempre, comunque abbiamo tutte lì, sì, che noi italiani no, che l'abbiamo il gelato lì proprio, tant'è che in inglese lo chiamano gelato. Beh, non certo, perché l'ice cream è un'altra cosa, insomma, inventore gelato. Del gelato fiorentino, e tra l'altro per un banchetto importante, chiaramente siamo nel periodo della Caterina dei Medici, e i francesi se lo volevano tenere, no? Se lo volevano tenere, ma lui ha detto no, io l'ho fatto una volta, per questo me ne ritorno in Italia. Me ne ritorno in Italia. E quindi il gelato indubbiamente è una nostra prerogativa. Allora vado a vedere Cristina Rado a che punto è ritorno, Claudia. Ok. Allora, il Cristina Rado sta realizzando, spero che sia ben visibile, sta realizzando una decorazione su placca di zucchero. Cristina, dove va poi questa placca di zucchero? Su una torta? Questa placca potrebbe andare sì, su una torta, quindi diciamo che con i fogli di pasta di zucchero hai il vantaggio di poter lavorare comodamente e non direttamente sulla torta. Questo è abbastanza importante oggi, osservare anche delle norme igieniche, certo, che possono andare insomma sugli alimenti, quindi su queste fogli che si utilizzano anche per fare le fotocopie con i coloranti alimentari oggi, certo, l'immagine, quindi è una cosa veloce, però io lo uso per dipingere sopra. Allora qui questo tipo di lavoro deve essere fatto a fasi, infatti come hai visto il medium è utilizzabile finché questo grasso è in forma liquida. Nel momento che questo si indurisce non si può più dipingere, però stranamente io comunque devo aspettare che succeda questo sulla superficie,
perché infatti ho cercato di fare una parte un po' più velocemente per poter far vedere. Ho dato un colore chiaro base mescolando questo grasso con poco okay, di colore. Quindi diciamo poi, in questo caso, così come accade in pittura, a seconda della quantità di diluizione diciamo sì, si ottiene la sfumatura, quindi si va da un colore diciamo più intenso a un colore di base invece più neutro fino ad arrivare a niente colore, quindi lei crea le ombre al contrario. Esatto, no? E non solo, poi dopo quando si è indurito si può comunque procedere con un'altra cosa che ho un po' introdotto, non so se magari esisteva prima, sulla porcellana c'è un tipo di pittura che si utilizza questo strumento che comunque... raschia, leva praticamente. Esatto, perfetto, quindi io quello sto facendo per diciamo imitare il pelo del lupo o cane o quello che sia, io vado un po' a levare nella direzione esatto, quindi diciamo, gli do anche voluta. Movimento appunto, io dicevo questo tipo di lavoro già non rientra nel discorso di economico, perché qua anche se come materiale non ha quasi costo per quanto è minimo, ma no, il lavoro, il tempo che richiede a realizzare. Incredibile. Esatto, però. Allora, l'utilizzo della placca di zucchero è davvero molto, come diceva lei, molto intelligente. Si lavora sulla placca e non sulla torta. La torta, che lo ricordiamo, è formata da una base, ora noi potremmo dire banalmente di insomma può essere fatta in vari modi, però è una pasta lievitata che viene farcita, che viene normalmente ricoperta in modo tale da come possiamo dire sigillarla, no? Sigillare l'interno, e poi c'è il momento, avviene il momento della pasta di zucchero che viene, va nuovamente a sigillare la torta e poi si lavora sulla decorazione. Allora, la crema che è stata usata come farcia è umida, si rischia che la pasta di zucchero sudi, come assolutamente, si dice. Assolutamente. Quindi è chiaramente da fare in ambienti particolari, con temperature particolari, estate. Certo, no. Assolutamente. Beh, cucina, diciamo no. Che dipende dall'ambiente in cui viene utilizzato. Io già volevo puntualizzare il discorso che la torta che deve essere decorata, se è tenuto nel frigorifero, non è che lo posso tenere io nella... due ore, dovrei stare io pure nel frigorifero per decorarla, insomma, anche perché non è igienico, no? Deve essere abbattuto e deve essere tenuto in un modo corretto. Realizzando invece una placca in zucchero, io lo decoro tranquillissimamente. E dipende anche, può anche non essere rivestita tutta la torta con la pasta di zucchero, certo, perché questo lo è già, quindi può essere decorata anche e posizionata sulla panna stessa, chiaro con degli accorgimenti tempistiche, che se lo lascio per tante ore è chiaro che assorbe l'umidità e ne potrebbe risentire, però questi sono prodotti oggi di ottima qualità che ti permettono un utilizzo perfetto. E quindi questa tecnica è davvero molto gradevole, immagino i bimbi che possono mangiarla poi tutta questa, no? Esatto, infatti, e loro sono felicissimi. Un adulto magari ti no, dice, l'adulto ma lo capisce, lo mangia, che c'è tanto lavoro dietro, lo taglia, no, non quadra. Io me lo tengo nella vetrina, invece certo. I bambini non fanno le domande, io voglio il lupo, io mi mangio il gatto, insomma sono belle cose. Sono soddisfazioni, sì, esatto. Comunque quando il lavoro viene apprezzato da adulti lo capiamo quante ore ci sono dietro, chiaramente i bambini no, ma insomma attraverso di loro vediamo il gusto che loro hanno nell'approcciarlo. Va bene, come vogliamo procedere? Lasciamo che Cristina finisca, perché qui mi sembra un po' lungo, e quindi forse potremmo tenere quello come dimostrazione e andare intanto da Claudia a fare invece. Volevo far vedere come riempire cioccolatino, il cioccolatino. E come si riempie. Come si riempie la camicia. Un policarbonato. Esatto. Prego. Quindi abbiamo il nostro cioccolato che abbiamo temperato, come abbiamo visto prima. Lo coliamo o con un mestolino o semplicemente all'interno. Sembra facile, qui non serve la sac à poche perché chiaramente non va fatto il livello che deve essere. Assolutamente. Andiamo uguale, a riempire. Lo riempiamo e poi lo spatoliamo e poi, per livellarlo. Lo lasciamo qualche secondo che cristallizza. Allora, lasciamo qualche secondo affinché possa cristallizzare, non troppo, non perché troppo. Sennò
Ecco, l'eccesso. Andiamo a riempire proprio tutti. Completamente tutto il buchino. Quindi tutto riempiamo il foro. Tutto. Certo. In modo che quindi il livello sia lo stesso, perché se avessimo passato la spatola così brutalmente, diciamo, alcuni sarebbero rimasti più bassi. Però adesso lo sbattiamo avvenire. Un attimino e togliamo. Lo sbattiamo, leviamo l'aria. E vediamo che i buchini, infatti, le bolle d'aria vengono in superficie. Vengono su. Lo giriamo, facciamo stessa cosa dall'altro lato. Facciamo venire su e poi... Adesso questa è un pochino più piccola, faremo un po' di macello, ma poi ripuliamo. Lo capovolgiamo in questo modo. Ah, lo qui. Capovolgiamo! Sì. È già, è vero, perché se l'avessimo inclinato, alcuni sarebbero risultati più pieni, altri meno. Esatto, ma dobbiamo fare semplicemente la camicia, perché poi andremo a mettere il ripieno. Questa è la camicia. Okay. Quindi lo sbattiamo bene in modo che non facciamo la camicia troppo spessa. Lo lasciamo qualche secondo. Capovolto in questo modo, che lei che è modo che scende questa divisa immacolata, come fa? Bravissima. Sporco, bravissima. Quasi sempre. Allora aspettiamo e poi dopo togliamo la parte in eccesso e lo lasciamo cristallizzare. Sì, quindi il ciotolino era troppo piccolo, questo è piccolino, sì. Ah, ecco, lì vediamo, puliamo. Ecco, leviamo, puliamo lo stampo. Quando vuoi, Cristiana. Allora, sale sul palco Cristiana Gherardi, è qua apposta perché tra poco il ristorante sotto la loggia, insieme all'altro chef, il fratello Federico, ci proporranno in uno show cooking una ricetta molto particolare. Quindi la vedrete salire e scendere perché si stanno preparando. Claudia, chiedo scusa. No, prego, assolutamente. Allora, la camicia l'abbiamo fatta. Quindi questa è la camicia, abbiamo questa parte esterna del cioccolatino, quindi adesso potremmo eventualmente procedere a mettere all'interno anche lo stesso cremino che abbiamo utilizzato prima. Certo. Se vogliamo possiamo utilizzarlo per metterlo dentro e fare la farcitura del cioccolatino, piuttosto che un cioccolatino, non so, al liquore, alla frutta, un qualsiasi altro gusto. Quindi dobbiamo però aspettare che questo cristallizza. Mettere l'interno, aspettare che freddi e poi mettere la copertura finale e poi estrarlo dal... Se noi lo riempissimo con quello non sarebbe, cioè ha comunque bisogno del coperchio sotto. Sì, comunque il coperchio, la parte che deve essere in cioccolato, ecco. Quindi andremo a fare poi la stessa, adesso vediamo se cristallizza velocemente, facciamo una prova e lo facciamo vedere, magari ecco. Ma poi lei ora lo mette in frigo? Lo mettiamo, prego, sì, in frigo. Prego. Ovviamente. Allora, lo mettiamo in frigo, aspettiamo che cristallizzi. E così vediamo proprio tutta la lavorazione. In fondo sì, ci potrebbe stare anche una nocciolina. Sì, assolutamente, della granella. Della si possono granella. Anche stratificare, quindi fare degli strati con, non so, una gelatina di frutta. Una ciliegia, assolutamente. Spirito, sì, lì poi... L'universo è un mondo... un mondo meraviglioso, va bene. Ma noi possiamo anche farli assaggiare, questi cioccolatini. Certo, quelli li possiamo far assaggiare. Adesso tiriamo fuori gli anche altri, gli altri. No, gli altri no. Allora io li prendo, li porgo qua a qualcuno. Prego. No? Non li vuole nessuno. Raffaele, guarda. Guarda, lì ci sono secondo me due persone che quasi quasi, quelle due ragazze là, quasi quasi un cioccolatino lo assaggiano. Allora, abbiamo tirato fuori questi. Gli stampi in silicone. Qualcuno esce. Sì. Che hanno questo disegno che mano a mano noi possiamo scegliere, di volta in volta noi possiamo scegliere differente per poter creare delle forme diverse. Delle forme da mettere diverse. In questo caso è un cioccolatino. Sì, è la forma di un cioccolato. No, questo è un cremino. Sono tutti i cremini. Sì, sì. Sono tutti cremini. Sono tutti cremini questi. I cioccolatini non li facciamo nello stampo in silicone perché non viene lucido come nello stampo in policarbonato. E poi verrebbe un tocchettino di cioccolato pieno.
E anche questi noi li possiamo far assaggiare. Assolutamente, tiriamo sono fuori anche deliziosi. Questi, vediamo i cuoricini che sono sempre carini, se non scappano. Un'arte, davvero, un'arte. E poi c'è tutta la parte precedente, chiaramente, del cioccolato, quindi della coltivazione, la scelta delle piante, sì, del quella cacao, avviene. Dove avviene, come, quanta cura che comunque c'è dietro. Che uno poi dice il costo del cacao, ma costo, vedrai. La lavorazione è veramente lunghissima, che inizia direttamente sul posto con la raccolta delle cabosse, vengono poi aperte e messe ad essiccare ed alcalinizzate sul posto, poi vengono messe in dei sacchi di juta e portate nei laboratori dove vengono lavorate. Viene essiccato, prima vengono tolti tutti i corpi estranei, le fave rotte, poi viene portata a 400 gradi per pochi secondi in modo che togliamo tutta la pellicina esterna, quindi viene frantumata, alcalinizzata, quindi messa in delle vasche d'acqua, portata a 120 gradi per mezz'ora e poi viene spremuta. Quindi da questa, diciamo, macinazione otteniamo la pasta di cacao, che è praticamente burro di cacao e cacao. Con questa pasta di cacao poi si può ulteriormente separare e avere dalla spremitura la parte grassa, che è il burro di cacao, e la parte secca, che è il panetto di cacao, che non è altro che il cacao in polvere che utilizziamo noi. Esatto. E poi con questi tre, con la pasta di cacao, burro di cacao e cacao, poi formiamo i vari tipi di cioccolato. No, davvero. Allora, d'estate il cioccolato, tanti dicono no, d'estate il cioccolato no, perché si forma proprio quella patina. Quella è la fiorescenza del burro di cacao. Che però con, non è assolutamente male, rovinato, non va male e lo possiamo mangiare. Lo possiamo mangiare. È solo una questione di temperature. Sì. È solo una questione estetica, non lo dobbiamo buttare, guai. No, assolutamente. Non lo dobbiamo buttare, guai. No, lo fa anche, no, quando le uova di Pasqua, quando ne arrivano tante a casa. Sì, dopo, no? Un po'. Allora, dopo un pochino a stare nel barattolo. O se le mettiamo in frigorifero, comunque una temperatura troppo bassa, troppo quindi bassa. Lo rovina un po'. Ma noi ci possiamo fare torte, assolutamente, le creme, una crema pasticcera al cioccolato, quindi lì chi più ne ha più, cioè, ne metta. Non facciamoci, ecco, non crediamo che quella pasta patina chiara che d'estate si forma nel cioccolato o perché tenuto a temperature troppo basse in frigorifero lo danneggi in qualche modo, no, o lo renda meno gustoso. No. Allora, io vi lascio qui alla pulizia del, sì, che adesso del piano, che è chiaramente chi fa cucina, chi fa pasticceria, chi fa gelateria, lo sappiamo, a forza, fine del, no, servizio. Assolutamente, prima e dopo. Del servizio, fa parte del, certo, servizio. Ringrazio Claudia Mosca, equipe eccellenza italiana di pasticceria della Federazione Italiana di Pasticceria, Gelateria, Cioccolateria, diretta da Roberto Lestani, Cristina Rado, che ha eseguito, vengo da lei. Allora, ma l'ha anche finito. Non è proprio finitissimo, insomma, ci siamo. Cristina Rado, equipe eccellenza internazionale di cake design della Federazione Italiana Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria. Io vi ringrazio perché è sempre un onore per noi avervi qui. Portate il nostro saluto a Cinzia Iotti, per assolutamente, piacere, che è la nostra tramite. Grazie mille, aspettiamo il campione domani, dopodomani. Domani sì, è qui. Sempre domani cioccolata, è qui. Matteo Cutolo. Allora, ci fermiamo un attimo per pulire il piano e subito dopo restate con noi. La loggia, due chef molto giovani, sono Cristiana e Federico Gherardi, fanno parte dello Slow Food, della condotta delle terre medici apuane. La loro è una cucina veramente attaccata, agganciata al territorio. Vedo che riconosco l'icona, quindi è di sicuro la loro brochure. L'utilizzo di prodotti del campo, praticamente, che definire a chilometro zero, direi a metro zero, e hanno questa sensibilità e amore per la terra, i prodotti d'eccellenza della condotta Slow Food. In cucina applicano proprio tutti i canoni che la condotta, canoni molto stringenti che la condotta prevede, e quindi eseguiranno dei maccheroni verdi di erbette spontanee
con ragù bianco di coniglio che poi vi faremo assaggiare. Allora mandiamo un po' di musica, tra pochi minuti, ristorante sotto la loggia.